Pietro, è un piacere averti qui con noi. Noi ci conosciamo da tanti anni e quindi è sempre un piacere parlare con te, anche perché sei molto esperto degli argomenti che sono la nostra passione comune, di finanza, di economia e soprattutto di costi di prodotti. So che hai fatto un'iniziativa molto nuova, molto originale, che confronta i costi. Di che cosa? Esatto, noi l'idea è quella di offrire un prodotto che sia customizzato rispetto alle esigenze attuali. Adesso magari tante persone hanno voglia di ridurre un po' il rischio sul mercato e di parcheggiare un po' di liquidità verso lidi sicuri. Tanti capitali sono andati verso i conti di deposito. La difficoltà è stata selezionare il conto di deposito migliore, in quanto le offerte si susseguono. Ogni giorno c'è una promozione nuova piuttosto che una nuova offerta che cambia di poco e alcune offerte vanno un attimo, come dire, smontate per renderle trasparenti. Noi su conto, in sostanza facciamo tre cose. La prima, confrontiamo tutti i conti di deposito offerti in Italia per individuare il migliore. La seconda, aggiorniamo i nostri utenti su tutte le nuove promozioni, sulle offerte, eccetera, eccetera. E la terza è abbiamo un tool di asset allocation dinamica che ti dice, rispetto ai tuoi obiettivi finanziari, al grado di investimento, al grado di rischio che vuoi prenderti, quanta parte investire in un conto di deposito e quanta nel trading. Questo è un meccanismo dinamico che ogni 3 mesi si aggiorna e l'asset allocation si aggiorna sulla base dei risultati che vengono ottenuti nel trading. Quindi se tu sei un trader bravo, il tool ti sposta sempre più risorse nel trading e se viceversa stai realizzando delle perdite, ti dice difenditi e metti più capitali nel conto di deposito. In effetti, in tutti gli interventi che abbiamo fatto da questa mattina, l'argomento strisciante, il consiglio strisciante è sempre stato il medesimo. Controlla i rischi e proteggiti da te stesso. Quindi mi sembra di capire che con questo sito che hai creato, nuovo perché è molto recente, sia possibile proteggersi un po' da se stessi, costruendo non solo la miglior scelta, di investimento di capitale fermo, parcheggiato, ma anche la quantità di soldi da investire nel trading. È una cosa molto originale questa, molto interessante. Esattamente, Stefano, tu che ci conosciamo da 10 anni sai come me quanto il money management sia la chiave e la differenza fra un trader di successo e un trader fallimentare. In sostanza io questo tool lo chiamo il tutor degli investimenti, nel senso che è un meccanismo coercitivo che ti dice sulla base dei risultati del passato se sei in grado di gestire tanti soldi con il trading o viceversa in virtù di risultati scadenti è opportuno che prima di investire tanti capitali nel trading parcheggi un po' di liquidità nel conto di deposito. È sostanzialmente un tachimetro dell'efficienza del trading. Se sei un bravo trader, piano piano i conti di deposito prendono una piccolissima parte del tuo portafoglio. Se viceversa sei un trader che deve ancora crescere e deve migliorare, è bene che buona parte dei capitali siano parcheggiati nel conto di deposito che riesce a finanziare il trading con tassi che non cambiano la vita, ma tutto sommato mettono al sicuro dall'inflazione. Ma ti devo fare i complimenti perché è un'iniziativa che ha una grande manutenzione, credo, perché vi ricercate tutte le condizioni e confrontate anche i costi nascosti dei prodotti. Qual è il sito internet? Come vengono fatti questi studi? Dunque, ti dico la verità, è un lavoraccio. Noi ogni giorno chiamiamo tutte le banche che censiamo, che sono circa 20, e in maniera un po' occulta cerchiamo di diciamo individuare quelle che sono le criticità dei conti e alcune cose che non sono così trasparenti. Se andrai sul sito contosuconto.it vedrai che c'è un algoritmo trasparente, nel senso che noi ti diciamo, c'è una formula aperta, e ti diciamo quant'è il capitale, quanti soldini a scadenza del deposito avrai attaccato ai tuoi. E te lo diciamo in maniera puntuale, al netto di tutti i costi occulti o meno, al netto dell'imposizione fiscale, al netto di tutto. È bene che il risparmiatore sappia fra un certo numero di mesi quanti soldi effettivamente realizzerà. E questa è una cosa non facile da comprendere, soprattutto adesso che c'è anche un'imposta di bollo che è un meccanismo un po' antipatico e occulto. La cosa importante è che il risparmiatore sappia con un'assoluta certezza e al centesimo quant'è sarà il rendimento del suo investimento al netto di tutto. Quindi è un lavoro piuttosto faticoso e oltretutto la novità che noi presentiamo oggi è la divulgazione e informazione su tante piattaforme. Oggi abbiamo presentato l'applicazione per iPhone, iPad e Android.
quindi in mobilità puoi conoscere il conto migliore, l'asset allocation, le diverse promozioni senza bisogno di essere sul web e su un PC, ma cerchiamo di allargare l'offerta anche a dispositivi di mobilità e social network, in quanto abbiamo un grande impegno su Twitter e Facebook e abbiamo già oltre 1000 follower che ci seguono, e quindi questo è anche un canale che ci piace seguire e curare questo aspetto. Sì, so che è un'iniziativa che sta avendo un grande successo, è molto interessante, ho già avuto modo di vedere anche personalmente il sito ed è molto interessante, ti faccio veramente i miei più vivi complimenti, perché è un lavoro, non è un lavoro statico che una volta viene fatto viene lasciato lì, ma è un lavoro di ricerca continua e quindi particolarmente interessante. Esattamente, diciamo l'obiettivo nostro è l'utilità. Io credo che adesso, rispetto a quando io e te abbiamo iniziato con i siti web, le cose siano un po' cambiate. Prima c'era scarsità di informazioni, ti sto parlando di 10 anni fa, adesso c'è troppa informazione, c'è bisogno di qualcuno che sintetizzi l'informazione, e quando tu chiudi il browser hai l'informazione che auspicavi ricevere quando hai aperto il tuo Google. Quindi quello che facciamo su conto è sostanzialmente dare un servizio utile. Le persone, una volta che hanno visitato il sito, sono assolutamente consapevoli di qual è la soluzione migliore per loro e soprattutto sono aggiornati in tempo reale circa le nuove offerte, quindi se è il caso di cambiare impostazione. Direi allora www.contosulconto.it. Per non dimenticare anche i nostri main site, che sono SS Trader, un sito storico che ormai è online da 11 anni, lì ci occupiamo di altro, facciamo segnali operativi su strumenti finanziari rischiosi, e il mix secondo me ideale è investire una parte del capitale in investimenti rischiosi, ma anche, e questo è possibile fare attraverso SS Trader, ma anche una parte sui depositi, e per individuare il migliore possiamo andare sul conto. Sì, il messaggio molto importante che dobbiamo sempre ricordare è che in realtà il trading non è un fine, è un mezzo, e una delle cose che un investitore deve fare è proteggere non solo i propri risultati ma anche il proprio capitale, quindi un mix molto interessante quello che hai fatto, e sicuramente meritevole, certo, del successo che sta avendo. Se posso aggiungere una cosa, direi che devono salvaguardare sia il capitale economico ma anche il capitale psicologico, certo, nel senso che tu sai come me quanto il trading deve essere uno strumento che aumenti la qualità della vita. Noi purtroppo nel passato abbiamo visto tante persone che invece la vita se la sono rovinata, ahimè, col trading. Mi rendo conto che non è il massimo del messaggio di entusiasmo, ma è bene che il trading diventi, non sia un sogno, perché se tu immagini di fare trading immaginando che la tua vita cambi dall'oggi al domani, questo sogno potrebbe diventare un incubo. Quindi è importante avere anche le giuste aspettative, essere assolutamente prudenti e non avventurarsi immaginando che questo sia un mondo dove è facile guadagnare denaro. C'è una storia zen che scrissi qualche anno fa in un mio libro che fa più o meno così: maestro, quanto tempo ci vuole per imparare a fare soldi nei mercati, nel trading? E il maestro lo guarda e risponde: 5 anni di studio. Al che l'aspirante trader lo guarda basito, dice: 5 anni, ma sono un'enormità di tempo, è troppo. Allora il maestro lo guarda e dice: 10 anni. Ma come 10 anni? Un attimo fa ce ne volevano 5, non è possibile, è incredibile, sono troppo tempo. 20 anni. Questo che cosa significa? Che in realtà la predisposizione che abbiamo noi all'apprendimento deve essere ben chiara, ben radicata, ben forte. È impensabile fare trading e cominciare a operare nel giro di 2-3 settimane. Io ho iniziato, lo dico sempre con una punta di orgoglio, a 14 anni a occuparmi, ne ho più di 40 di mercati finanziari, mi facevo i grafici in carta millimetrata. È chiaro che l'esperienza che mi sono fatto grossa è arrivata in 20 anni, in 15 anni di trading. È un messaggio che naturalmente non è commerciale, perché ci si vorrebbe tutti trader in 2 settimane, ma guardandoci negli occhi sappiamo benissimo che non è assolutamente così. Condivido in pieno, mi fa piacere che tanti hanno l'onestà intellettuale come te di essere trasparenti e dire le cose come sono. Non a caso quasi tutti i trader retail perdono denaro, e quindi io direi partiamo da qui, chiediamoci perché quasi tutti perdono denaro, e quindi magari non facciamo tutti gli errori che hanno fatto loro, superiamone qualcuno e cerchiamo di avere un processo di apprendimento graduale, e soprattutto di iniziare il trading con capitali ridotti. Non mettiamo tutto il capitale a rischio e andiamoci cauti. E soprattutto ricordiamo che comunque se c'è qualcuno
che li perde questi soldi, c'è qualcuno che li guadagna. Naturalmente. È senz'altro interessante il nostro settore, ma diamo sempre un'occhiata anche al lato meno piacevole, alla protezione appunto del capitale, grazie a contosulconto.it o SOS Trader per i segnali operativi. Grazie a Pietro Di Lorenzo.